Mario Marinetti, ci sei qua? Padre Antonio adesso ci darà la benedizione, quindi mi raccomando, massimo silenzio, massima concentrazione. Fratelli, è per me un grandissimo piacere dirvi queste due parole a nome di tutti i frati minori cappuccini di questo convento di San Crispino e darvi la sua benedizione, la benedizione di Dio Onnipotente con la reliquia di San Crispino in questo giorno in cui trasportate la macchina di Santa Rosa. È una festa conosciuta in tutto il mondo, di spessore internazionale, e questo non soltanto per la bontà dell'organizzazione, ma anche e soprattutto per come voi trasportate la macchina, perché voi fate una cosa eccezionale. A memoria del trasporto del corpo di Santa Rosa, trasportate questa macchina veramente con grande, grande coinvolgimento, e chiunque vi incontra mentre fate questo sforzo fisico non può non rimanere coinvolto dalla vostra fatica, che è sicuramente espressione di una profonda devozione che portate nel cuore. E a proposito di questo, vi vorrei incoraggiare a non essere solo trasportatori della macchina di Santa Rosa, ma anche trasmettitori del suo spirito e del suo carisma. Lei che è stata veramente una donna di evangelizzazione e di pace. E sapete tutti molto bene che in questo momento c'è bisogno tanto di operatori di pace. E voi potete fare la vostra, e a Viterbo penso come nessuno possa farlo. Quindi chiunque incontra i facchini di Santa Rosa deve uscirne migliorato, perché voi potete fare la vostra parte di operatori di pace. Viva Santa Rosa! Evviva! Viva San Crispino! Evviva! Per intercessione di San Crispino vi benedica, Dio Onnipotente vi accompagni nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Viva Santa Rosa! Evviva! Auguri, buona serata. Thank you.